anche a Sergio Bruni, che siamo venuti a trovare nella sua casa, poniamo la stessa domanda. Se la canzone napoletana è in crisi, per poterlo dire bisogna fare una distinzione. Per me esiste la canzone napoletana artistica e quella commerciale. Forse la canzone napoletana commerciale effettivamente è in crisi. Perché è in crisi, si sa perché è in crisi, perché non viene più eseguita nei locali notturni. Perché l'altra canzone non è in crisi, perché una buona canzone napoletana eseguita bene può sempre piacere e a tutti. Come va cantata, secondo lei, la canzone napoletana? Un cantante dovrebbe avere tre qualità essenziali. Il senso della musica, perché io quando canto seguo nota per nota tutto ciò che è scritto nella partitura, proprio come un direttore d'orchestra. Il senso della prosa, perché c'è qualche canzone napoletana che per interpretarla bene bisogna che si abbiano delle qualità di attore. Il senso della regia, questa è una esigenza che è sopraggiunta con l'avvento della televisione, perché io tutte le volte che mi rivedo in televisione vorrei rompere il mio televisore, non mi piace mai. Ci fa ascoltare allora come deve essere cantata la canzone napoletana? Io nelle mie tournée porto tutto un apparato tecnico. Io viaggio con un camion sul quale ci sta il pianoforte a coda. Poi c'è tutta questa roba. Questo è l'eco, per esempio. Questo è l'eco. Questo è un registratore. Questo è un amplificatore. Qui sopra, per esempio, io ho incise le basi. Cioè delle canzoni già orchestrate? Ho canzoni già orchestrate. È vero. E le faccio partire, questi nastri e io ci canto sopra. Questo è un motivo che ho lanciato al Festival di Napoli del 58. Il suo titolo è Suona a mare chiaro. E vedo stessa mare tale quale a stessa luna per mezzo cielo.